partita vera. E non è vero che i San Antonio Spurs non difendano stasera. E da dove sarebbe arrivato esattamente? Ha questi istinti inspiegabili, probabilmente neanche da lui. Pensate che lui si ritiene a tutt'oggi il più scarso dei fratelli Ginobili. Esatto, Seppo sì che è forte. E Leandro, se non avesse avuto l'infortunio che a 11 giocatore? Anni. Io mi arrangio. Esatto, 7-9-7-4, vantaggio Boston, ultimi 9 e mezzo in arrivo, consegnato per Nate Robinson, linea di fondo per Ray Allen che ributta fuori per Robinson, arriva il fratello scarso della stirpe dei Ginobili e rapina letteralmente il pallone, pick and roll con Duncan, scarico per Neal che attacca il centro dell'area, arriva il fischio arbitrale, il fallo della difesa, il canestro vale, ci sarà il tiro libero supplementare. Sfacciato questo ragazzo, è veramente sfacciato, come diceva Flavio in precedenza, qualche problemino in carriera specie fuori dal campo ce l'ha avuto, ma ci vuole coraggio a giocare così per Popovic a Boston con la squadra sotto, e quanto lo cavalchino i compagni vi dice della stima che si è guadagnato. Grandissimo fischio, lo abbiamo visto bene dal replay precedente, Jermaine O'Neal si è messo sotto spostandosi nel momento in cui Neal aveva già spiccato il volo, e quindi chiaramente fallo della difesa, ma una cosa è con replay, una cosa è senza. Gioco da 3 punti per Gary Neal, Ginobili Neal, Neal Ginobili, 7-9-7-7, e andiamo alla cosiddetta stretch run, ovvero sia allo sprint finale, palleggio per Ray Allen che parte dalla punta. Rondo dice no, la palla è mia, per l'amor di Dio, si muove in maniera afasica rispetto ai compagni, sto seguendo solo Rondo che va nella zona di Robinson che pesca l'uscita di Allen, passi non fischiati di Daniels, rovesciata vincente. Allen lo ha escluso dall'azione, adesso basta. A Rondo a questo punto diventava una guardia tiratrice, non la sua tazza di tè, non ha gradito Popovic defensivamente, e però Rondo e Allen come al solito devono spiegarsi. E Popovic è arrabbiato, secondo me con enorme ragione, per il chiarissimo passe di Daniels. Sì, quel gioco 2 non l'hanno gestito male i Boston Celtics, però quella probabilmente è l'infrazione di passi. Clamoroso che Rondo va a chiedere spiegazioni. Dice, allora Ray, una volta te lo lascio fare, 2 no, Budenholzer, Brown e Newman vanno da Popovic a dirgli ma guarda che te l'ha già dato il tecnico, procediamo col time out. E Budenholzer secondo me si sta domandando però perché chiamano tutti tranne me? Quanti assistenti hanno avuto posto nell'NBA negli ultimi anni? O io sono il candidato alla successione qua e probabilmente l'accordo. E la risposta è sì. Oppure con quello che ho fatto in questi anni, perché la stima per lui è notevole. È imbarazzante, davvero, chiudiamo la parentesi, e Budenholzer probabilmente ha delle garanzie. Parker per Duncan che ribalta per Hill, serie di blocchi per Ginobili, lavora contro Rondo, grandissimo blocco di Duncan, accelerazione di Ginobili che si protegge e ovviamente avendo visto Jermaine O'Neal non va a sfidarlo perché dice questo mi stoppa o mi fa sbagliare il tiro, e va a pescare i 2 tiri liberi, e Rivers dice guardate che va fregato ancora una volta, io lo dico per voi. Allora ha battuto Rondo dal palleggio che ancora una volta cercava di entrare da dietro. Secondo me O'Neal se deve stoppare con la mano destra non è efficace però come quando deve stoppare con la sinistra, e in qualche modo comunque Ginobili l'ha battuto sul tempo. E soprattutto crea lui il contatto, quello che devi fare contro gli stoppatori, non avere paura e buttarsi addosso, perché altrimenti se gli lasci spazio ti stoppano davvero. Entri nel loro cilindro, ti appoggi e sei capace segni. E ne fatti 3. Facile a dire, difficile a fare, direbbe qualcuno. 8-2-7-9, vantaggio Boston, ultimi 8 e mezzo. Scelta dell'uscita per Ray Allen, cambio accettato da Bonner pur di negargli quell'uscita. Gran palla dentro per Marquise Daniels. Questo è grande basket. NBA basketball, per la prima volta accettano il cambio, però allora c'è un mismatch tra Daniels e Hill e sono andati a cercarlo i Celtics, benissimo. Palleggio per Tony Parker, passi o non passi, impatto sulla partita di Marquise Daniels, angolo per Ginobili, il tiro da 3, attenzione, quarto periodo, segnalasi argentino, famelico in zona delle operazioni. Anche perché credo sia offeso con se stesso per come ha giocato al Garden, in particolare per come ha difeso al Garden. Eccolo lavorare contro Rondo, ancora Daniels contro Hill che stavolta tiene la posizione, Ginobili dice a Rondo puoi tirare e Rondo dice grazie, eseguo. Il tiro ci sta perché glielo concedono sempre, attenzione se entra giù la Claire. Se entra giù la Claire assolutamente, situazione di wedge roll in transizione per gli Spurs, grande blocco di Bonner, spazio per Hill, elevatissimo livello di esecuzione, ma il tiro è sbagliato e poi Ginobili para incredibilmente l'apertura di Daniels e prende anche il tiro da 3.
Ginobili trasforma una situazione da vantaggio Celtics di 7 punti in un meno 1 Spurs. Andate a contare le mascalzonate latine che fa nei momenti chiave delle partite. Ormai è stabile il cambio di Bonner in questa situazione. Hill stavolta è più pronto sul mismatch. Rondo lavora sempre lo spazio lasciatogli da Ginobili, che lo lascia tirare. Viene punito per la seconda volta. Questa è la scelta tattica di Popovic. Ginobili si limita ad eseguirla. Ci sta sicuramente un piano difensivo nel genere, specie nel lungo periodo. Però fra un po' tornerà anche Pierce. Partitone stasera. Rondo depreda Ginobili col solito colpo. Fantastica giocata di Rondo. L'unico credo che possa fare una cosa del genere in un momento del genere a Manu Ginobili. Gliela fa proprio in faccia dopo avergli stampato i due canestri. Ancora questo duello inebriante, 21 assist, ovvia doppia doppia per lui. È tornato Duncan, che è isolato in post medio, attacca Jermaine O'Neal, gli arbitri non fischiano, arriva il tocco di Bonner, arriva il controllo di Marcus Daniels, 5 di vantaggio per Boston, Ginobili ci mette ancora la mano e recupera perfezionato da Hill. Che partita, che livello, palleggio per Hill che circumnaviga il blocco di Duncan, poi Bonner per Parker, Duncan coinvolto come bloccante, Parker prende il centro dell'area, va a pennellare di sinistro e i Celtics dicono questo dovevamo sceglierlo noi, ma poi abbiamo preso forte. No, non c'è. Non è a Pistoia, per favore, non è quello di Pistoia. Per favore, forse è meglio far tornare Rondo su Parker. A proposito, doppia, due rimbalzi dalla tripla doppia, ragione. E prima o poi fa la quadrupla doppia con qualcosa, recuperi, stoppate, non lo so. Assolutamente, lui e Ginobili si sta scambiando malagrazie in uno dei più bei duelli anche in diretto che abbiamo visto quest'anno. Time out che permette di fare il punto della situazione. Siamo alla volata finale. Attenzione a Paul Pierce che sta ricaricando le batterie in panchina, cosa che magari non lo rende contentissimo, però dovrebbe renderlo fresco per il finale. Ecco qui, siamo al 4-5 tra un po'. Pazzesca partita e non è nelle migliori condizioni. Però perché quando i Celtics vanno in panchina tutti devono dire una cosa a Robinson? Perché è fin troppo facile. Si è fatto battere uno contro uno in maniera inspiegabile per le gambe che ha da Parker, generando una rotazione innaturale della difesa. Supplementarino mica male in arrivo. Mini supplementare in arrivo. Per adesso più 3 Boston. Ricezione per Bonner. Classica situazione di floppy down per Ginobili. Sono quelle che ama. Chiamata pro Ginobili se ce n'è una da parte di Popovic. Uscendo dal timeout le opzioni sono 2 o 3 in linea di massima. Ovviamente Robinson è andato a sedersi da qui credo alla fine della partita. E il quintetto in questo momento prevede Marcus Daniels con Rondo e ovviamente Pierce. Resta basso Popovic anche perché Bonner viene assolutamente parametrato a un esterno nel sistema offensivo degli Spurs, secondo me correttamente. Guardate la sua posizione, il cosiddetto lift. No, non mi puoi far questo. Intendevo come nella serie di Detroit lui prende il contatto, poi slancia sulla mano sinistra e appoggia al vetro. Ha battuto i Pistons con 5 canestri così. Pazzesco! E adesso il mini supplementare è quasi tale, veramente solo un punticino per i Celtics. Rondo fermo, uscita di Pierce, gran difesa di Ginobili che poi rischia il fallo, non arriva secondo gli arbitri, arriva invece per la spinta di Jermaine O'Neal e anche gli arbitri sono assolutamente ipnotizzati da quello che sta facendo Ginobili, altrimenti fischierebbero quel contatto che era falloso. Io la interpreto così, però anche gli arbitri vedono che questo gioca a un diverso livello e gli perdonano inconsciamente delle cose. Non hanno perdonato la potesta a Pierce che ha preso un tecnico e qui si rischia effettivamente il 90 pari. Secondo me quello è fallo, però il primo contatto, ma anche il secondo è quasi sempre un fallo, anche se si potrebbe discutere, però lo lasciano andare per qualche motivo, perché vedono uno che gioca in una certa maniera. Perché dico che secondo me il primo era fallo? Perché lì stava inseguendo e se non avesse preso quel contatto non recuperava per il secondo. È bello che va a Ginobili e va da Kennedy, bravo. Ha detto bullshit. Hai sentito? Io chiaramente ha detto bullshit, che se non sbaglio salvo ognuno. Io non sono nativo. Ma gli dai tecnico, per favore. Pierce credo che lo strangole al prossimo giro. Pazzesco.